Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale, io sono Val e oggi vi porto un siero fatto in casa, semplicissimo da preparare, che potete utilizzarlo prima del lavaggio come impacco, durante il lavaggio lo lasciate per 5 minuti e lo lavate, anche per fare il styling perché lascia i capelli favolosi, belli, un siero semplicissimo da preparare, veramente qualsiasi persona lo può preparare a casa. Gli ingredienti sono veramente a portata di mano di tutti e spero che vi piaccia. Il siero io l'ho già preparato, è favoloso sia per i capelli che per il viso. Potete utilizzarlo come antirughe perché è un botox naturale che vi toglie via tutte le rughette di espressione e soprattutto lo possiamo utilizzare sia la sera prima di andare a dormire o quando facciamo la yoga facciale o massaggi facciali, perché provate per credere, se non mi credete provatelo e poi me lo lasciate in. Prima di dimenticare, bella gente, se vi piace il video, se vi piace il mio canale, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Soprattutto sostenete il mio video, sostenete il mio canale così riesco a dare la pappa ai miei bimbi e soprattutto mi stimolate a fare più video e l'80% o di più dell'80% delle persone che mi seguono non sono iscritti. Non vi costa assolutamente nulla se vi piace il canale e se vi piacciono le cose, i contenuti che presento, che faccio, fatelo per favore. Questo qua è il siero. Questo qua è abbastanza liquido. La mia dislessia non mi aiuta, non mi lascia in pace. E guardatelo, lo potete fare più denso volendo. Io non lo faccio più denso perché non mi piace la texture che sia molto denso. Potete prepararlo più denso. Semplice da preparare, comunque lo potete utilizzare anche come ammorbidente durante i giorni che non laviamo i nostri capelli. Io sempre, sempre, o al mattina uso una crema corporale per uscire, per mantenere i capelli idratati. O prima di andare a dormire, lo stesso uso un balsamo per i capelli, lo applico su e metto la cuffia. Metto la cuffia prima di andare a dormire perché così mantengo i ricci. Adesso che sono riuscita finalmente a preparare il siero perché mi era finito, normalmente lo congelo. Ma questa volta ho deciso di usarlo. Se lo usate al mattino, ad esempio, mantiene la definizione di ricci, mantiene i capelli ricci belli definiti, soprattutto rimangono idratati, perché i nostri problemi con i capelli ricci è il fatto che si seccano tanto. Se c'è un po' d'aria, soprattutto, si seccano tantissimo. E voilà, vi lascio alla preparazione. Rosmarino. Chiodi di garofano. Di alloro, semi di lino. All'incirca 2 cucchiai grandi. E questo ingrediente non è
assolutamente necessario, però se ce l'avete usatelo. Argilla verde. All'incirca un cucchiaio non piccolo. Cannella. Ora metto. Quello che mi è rimasto di valore. Abbiamo qualche artista nelle vicinanze. Sui capelli. Ok. Tutto preparato che ho fatto con il disegnino. Se tengo che l'argilla è caduta sotto. Adesso vado a farlo scolare. Vedo questo lo stesso seme di lino con questo preparato, gli metto più acqua e li faccio bollire, vado a ottenere più. Adesso al preparato gli aggiungo olio di ricino, non tantissimo, qualche goccia, e vado a frullare il tutto. Soprattutto un contenitorino dove c'era l'olio di argan estratto, ci metto
ci metto olio essenziale di menta, perché voglio che mantiene, se c'è qualche goccia qua, sì. Ok, menta peperita, io aggiungo il mio preparato, questo qua è elisir per i capelli, prima, dopo, durante il lavaggio, perché è rimasto un pezzettino di, sembra di aver visto un pezzettino di aloe. Durante, magari sotto la doccia, potete lavare i capelli e aggiungerlo. Durante il styling o anche per il viso è fondamentale. Vado a congelarlo a cubetti. E li metto anche dentro questi, perché così li congelo e li faccio nei trattamenti sia per il corpo che per il viso. Voilà. E li congelo. Questo lo mantengo in frigo. Come vi ho detto, si usa sia per i capelli prima del lavaggio, durante il lavaggio sotto la doccia, o lasciate a riposo 5 minuti e lavate la testa, o durante il styling, e soprattutto si può utilizzare per il viso, perché è anti-invecchiamento, anti-rughe, purificante, e toglie via tutte le piccole rughe di espressione, soprattutto quando fate dei massaggi yoga per il viso, e vi lascia la pelle favolosa. Provate per credere. Bella gente, se vi piace il mio video, se vi piace il canale, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. Un bacione da me e da Cali. Saluta Cali. O mi dai bacino? Mi dai bacino? Controllo qualità. Ciao a tutti. Riuscite a prendere anche il gatto? Gatto? Saluta. Saluta a tutti.